Buondì, allora Dario, la gente muore dalla voglia di sapere che cosa stiamo andando. Quindi. Oh, ma dove? Quindi. No? Ok. Dai, faccio vedere anche a te la stessa magia che ho fatto vedere a Matteo altro due vlog fa. Adesso io giro la videocamera e siamo dove siamo, ok? 3, 2, 1. Visto? Dove siamo? Old Town. Dove andiamo? Old Town. Come facciamo? Old Town. A che ora? Old Town. E benissimo! Allora, siamo al Caffè Inn. Se io dovessi consigliare un posto dove poter stare a Clive, da rilassarsi, passare anche delle ore, perché no? Sì, sì. In totale tranquillità, lavorare, wifi, corrente, acqua gratis, buonissimi dolci, buonissimo salato, caffè in tutte le salse possibili e immaginabili. Cioè, da, aspetta, che viene anche lui dalla sua parte. È pieno di belle donne, bellissime ragazze. Quindi, cosa c'è di meglio per rilassarsi, lavorare, studiare? Quindi, forse io non editerò mai più i miei vlog a casa, ma li editerò qui, perché si sta da Dio. Quindi, se vi trovate a Clivedam, venite al Caffè Inn, è scritto, non lo so, che è vicino al ponte, che gestisce il Coffee Inn, perché tra l'altro la rete wifi è la stessa. Comunque fantasia, in Coffee We Trust, molta fantasia nei nomi. Quindi venite qua, perché ovviamente è fighissimo come posto. Se avete delle idee sui nomi potreste anche dare, che non sarebbe male qualche idea. Siamo in un posto, in una piazza di cui disconosco totalmente il nome, piena di insetti, di api per lo più. La cosa figa qual è? Che si sente. E sta bene. Ora si sente il profumo di miele, perché stanno impollinando. Ed è fantastico, è un odore, l'odore tipico di quando si apre il barattolino fresco appena preso, no? Sì. Però forte, naturale. È meraviglioso, è una sensazione che non avevo mai provato. Mi ricordo mia madre quando portava i barattoli di miele di eucalipto a casa, io non vedevo l'ora di aprirlo. Quello è l'odore, è esattamente quello. Di miele. È proprio bello, bravo. Ma più sul mille fiori andante. Ma credo sia proprio mille fiori. Mille fiori, perché effettivamente sono mille fiori diversi. Se li contiamo sono mille fiori. Ok, si va a recuperare le congas dopo una mattinata passata in questo splendido bar a lavoricchiare al video di Ramunas di Fartas, che uscirà, non lo so. In ogni caso vi faccio vedere un po' la strada verso l'università. Poi camminando per Clivedon ti ritrovi a parlare con una bambina che in realtà parla pochissimo, è proprio, no, tipo sembra di bronzo. Sì, ma è un po' offesa, un po' la sostenuta. Andiamo a provare col fratello, va, vediamo che mi dice. Allora Giacomino, com'è sta barchetta, ti piace? Sono di poche parole sti ragazzi, sti lituani, gente strana. Che stiamo mangiando, Dario? Perché finalmente siamo alla pausa pranzo. Intanto continuo a mangiare. Dei fagottini tipo delle brioche con verdura, formaggio,
centrifugato una di frutta. Purtroppo stavolta mi sono dimenticato di chiedere lo zenzero, non mi è vado matto. È centrifugato di erba di grano. È una schifezza, come sapore però. Questa cosa vabbè. Bella e salutare, buona. Mm-hmm. A parte la commessa meravigliosa, ma. Cioè, la commessa ci conosciamo ormai da un tempo. Ma qual è il valore aggiunto? Da punto di vista monetario? Anche. Che si mangia con quanto? Con 3 euro pranzi, sei sazio e di qualità. Posto tranquillissimo. E poi bella compagnia. La compagnia anche di api, comunque. Le api il anche qui. Pieno di api. Pieno di api, la città delle api. E poi poi sono quelle pause che sempre in mezzo a studio di registrazione, portare gli strumenti lì all'università, le prove, le cose, quindi tutto super dinamico, super interessante. Il posto si chiama Pass Beta ed è un fornetto qui in centro vicino alla facoltà d'arte dove io solgo pranzare quotidianamente, me lo solevo durante l'Erasmus, ma penso riprenderò tra un po'. Scanos, buon appetito. E siamo di nuovo in studio come ieri, lo stesso studio per un altro artista, stiamo vedendo, stiamo chiacchierando. Bella chiacchierata. Qui c'è Dario. No? E anche per oggi in studio è fatta e adesso si va a recuperare le congas per il concerto di stasera, a comprare una nuova coperta, a riposare, a farci una doccia e poi al concerto. Finito il concerto si va a casa perché domani si va a Vilnius capitale a risolvere cosettine di burocratiche con l'ambasciata cinese e forse maybe fare un po' di turisti. Ciao.